10 passi per pianificare al meglio il tuo viaggio. Capitolo 3. Budget. Benvenuti viaggiatori, per chi non mi conosce sono Martina, ben arrivati sul mio canale. Questo filmato è il terzo capitolo dei 10 passi fondamentali per pianificare al meglio il tuo viaggio, perché si sa, organizzare un'avventura indimenticabile richiede una preparazione accurata e dettagliata. Oggi affronteremo lo spinoso capitolo inerente alla valutazione delle spese che comportano il tuo viaggio e quindi come calcolarne il budget, così da non avere brutte sorprese nel vostro conto in banca. Per ulteriori approfondimenti del presente video potrete andare a vedere anche il podcast proprio dedicato a questo argomento. Ma ora iniziamo. Determina il tuo budget. L'importanza di stabilire un budget completo per il vostro prossimo viaggio è cruciale per iniziare bene e senza brutte sorprese. Quando ci avventuriamo in terre sconosciute e ci immergiamo in nuove culture, è facile lasciarsi trasportare dall'entusiasmo delle avventure e dimenticare i dettagli pratici, che possono avere un impatto significativo sulla nostra esperienza. Ecco perché pianificare ogni aspetto finanziario del viaggio è fondamentale per garantire una navigazione senza intoppi attraverso le sfide che il viaggio può presentare. Trasporto. Dedica una quota significativa al tuo budget a questo aspetto, considerando la distanza e la stagione di viaggio. Prenotare in anticipo spesso consente di risparmiare. Fai un paio di ricerche sul web per comprendere meglio quale sia la soluzione migliore per te. Trasporti locali. Include costi per gli spostamenti interni come treno, autobus, taxi, veicoli propri o a noleggio. Ricorda di valutare i costi della benzina, dei pedaggi stradali e le assicurazioni del mezzo. Alloggi. Determina il tuo livello di comfort e cerca opzioni che si adattino al tuo stile di viaggio, che sia un lussuoso hotel, un accogliente bed and breakfast o un appartamento in affitto. Cibo. Pasti principali. Stabilisci un budget giornaliero per i pasti in base al costo medio della destinazione scelta. Considera anche la possibilità di gustare la cucina locale e i pasti in strada. Opzioni pasti compresi. Valuta l'offerta di un pacchetto vacanze che include anche determinati pasti. A volte convengono al vostro portamonete, ma non sempre sono ciò che fa il caso vostro. Extra speciali. Prevedi spese extra per esperienze culinarie particolari o semplicemente per gelati ed aperitivi. Attività. Ingressi a musei e attrazioni. Pianifica le spese per visitare musei, siti storici o altre attrazioni turistiche. Talvolta pass turistiche o biglietti combinati possono essere vantaggiosi. Tour e attività. Se prevedi di partecipare a tour guidati o attività specifiche, calcola questi costi. Prima di procedere oltre, se già non lo hai fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale e di lasciare un like se questo filmato ti piace. Ed ora passiamo al divertimento e intrattenimento notturno. Uscite serali. Se desideri sperimentare la vita notturna o partecipare a spettacoli ed eventi, sia diurni che serali, includi queste spese nel tuo budget. Shopping e souvenir. Acquisti personali. Se hai intenzione di fare shopping o acquistare souvenir per te ed amici, stabilisci un budget apposito. Ricorda che potresti trovare oggetti unici che vorresti portare a casa. Se prevedi di portare a casa molti regali e souvenir, potresti anche dover necessitare un bagaglio extra o una spedizione postale. Assicurazione viaggio. Valuta l'acquisto di un'assicurazione viaggio che copra eventuali emergenze mediche o altri imprevisti. Telefono ed internet. Costi di comunicazione. Valuta le spese per l'utilizzo del telefono cellulare o l'acquisto di una scheda SIM locale per mantenere i costi di comunicazione sotto controllo. Se invece ti accontenti della connessione internet dell'alloggio, verifica che questa sia compresa. Cambio valuta e commissioni. Commissioni bancarie. Considera le commissioni per prelievi di contanti e transazioni internazionali. Denaro contante, valuta i tassi di cambio della moneta locale, sia nel tuo paese che in quello di destinazione, così da valutare quale sia la soluzione migliore. Spese impreviste. Riserva una piccola parte del budget per spese impreviste o emergenze che potrebbero sorgere durante il viaggio. Buona cosa è averli su una carta bancaria, al fine di non rischiare di avere troppo denaro contante che sapete già di non voler utilizzare. Tenendo presente questa categoria, personalizza il budget in base alle tue preferenze e al livello di comfort desiderato. Ricorda di essere flessibile e di adattare il budget in base alle circostanze durante il viaggio. Con questi preparativi potrai goderti il viaggio con maggior tranquillità, sapendo di aver previsto tutto o quasi. Se vuoi approfondire il tema trattato, ti invito ad ascoltare il mio podcast dedicato. Ricorda anche di controllare nella descrizione, a volte potresti trovare file scaricabili che ti possono aiutare per il tema trattato. Augurandoti buon viaggio, ti saluto e ti invito a iscriverti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun filmato e sostenermi. Saluti, a presto, Martina!